Buongiorno, sono Gianluca Marzano, amministratore della Milani, azienda che fa parte del gruppo IM. La Milani, nello specifico, è produttrice di cassette e contenitori ad uso logistico. Ho il piacere quindi di condividere con voi questa presentazione circa il nostro gruppo. Il gruppo IM è composto da tre aziende, i Milani, GAM ed Anicri. GAM si occupa della produzione di arredamenti per infanzia, scuole ed università. Anicrin si occupa dello stampaggio di plastica per il settore diagnostico e anche per la produzione di prodotti finiti. I Milani è l'azienda del gruppo che si occupa di stampaggio di cassette e contenitori per il settore logistico e per magazzini automatici. Siamo ubicati nel nord-est, nella provincia di Vicenza, esattamente a Rusà, ed operiamo su una superficie di 50.000 metri quadrati. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della produzione di cassette. Pensiamo quindi di essere un'azienda in grado di soddisfare qualunque esigenza dei nostri clienti, sia per prodotti di serie che per prodotti realizzati a misura. Delle circa 140 persone occupate all'interno del gruppo IM, 80 sono quelle che si occupano della produzione delle cassette, dagli uffici alla produzione vera e propria e alla logistica. Il valore dei team è uno di quei punti dal quale l'azienda non prescinde. È importante che il team operi in un ambiente confortevole, sia negli uffici che nella produzione che in logistica. Quindi, l'interesse dell'azienda è quello di creare un benessere a queste persone che vada persino oltre quella che è l'attività vera e propria operativa, andando ad offrire un insieme di servizi ed attività. A tal proposito parliamo di Win-Win, la manifestazione sportiva e solidale tra le aziende del territorio. Ne comprende 20. Il motto è Win-Win, che fa del bene e vince sempre. All'interno di questa manifestazione i giochi sono il calcio, il beach volley e il basket. È un'opportunità per accomunare le aziende e la voglia di fare sport, no? Di creare quindi un ponte tra le aziende e i dipendenti. Naturalmente per realizzare tutto questo è necessario l'apporto di un grosso numero di volontari che diano la possibilità appunto di realizzare questa manifestazione. I Milani è anche parte della ONLUS Le Scarpette delle Formichine, organizzazione costituita per volontà degli imprenditori aderenti alla manifestazione, che hanno chiamato il nostro torneo il torneo del fare e del dare. Il contest fotografico all'interno del Win-Win dà l'opportunità anche di cogliere momenti indimenticabili. Il gruppo IM offre ai propri collaboratori un programma completo di prevenzione, che va ad esempio da alcune giornate spese in azienda dedicate alla sana alimentazione e alla prevenzione dei tumori, piuttosto che a un programma di visite e applicazioni fisioterapiche proprio per raggiungere una postura corretta durante l'orario di lavoro. Queste attività di fisioterapia possono essere completate nella palestra sempre a disposizione dei collaboratori, così come anche è possibile dedicarsi alla cura del proprio corpo e quindi intraprendere un percorso di ginnastica personale. Il Summer Camp è un'ulteriore attività di welfare aziendale che mira appositamente ad aiutare i lavoratori delle aziende che partecipano al torneo serale nella gestione dei figli durante il periodo estivo. Uno staff qualificato di tecnici ed educatori si occupa della gestione di questi ragazzi per farli crescere ed allenare all'insegna dello sport e del divertimento. Perché chi si muove vince sempre. Le porte della Milani sono aperte ai ragazzi delle scuole superiori che intendono frequentare un periodo di alternanza scuola-lavoro proprio per mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo scolastico. Negli ultimi anni la plastica è stato un elemento demonizzato da molti, ma forse più per mancanza di conoscenza e responsabilità civile dell'utilizzo della plastica alla fine della propria vita, piuttosto che il materiale in sé. La plastica è un elemento amico
non possiamo prescindere nella vita quotidiana dall'utilizzo della plastica. Siamo noi che dobbiamo capire a fine vita che cosa farne. Dobbiamo non lasciarla in giro, non disperderla. Pensate che nel mare, che non ci sono ovviamente le cassette di plastica, il 40% dell'inquinamento del mare è rappresentato da plastica abbandonata, di tutti i tipi. Ad esempio, tra queste, ci sono anche le reti dei pescatori. Alcune di queste reti sono lecite, molte altre non lo sono. Attraverso un'organizzazione, Sea Shepherd, che è un'organizzazione che si occupa della tutela, della salvaguardia degli oceani, cercando di andare a verificare quelle che sono lo stato di conservazione di determinate aree, lo stato di inquinamento. Bene, con loro noi abbiamo iniziato un'esperienza relativamente al recupero delle reti lasciate abbandonate dai pescatori, alcune lecite, alcune purtroppo no. Bene, loro ci forniscono queste reti, noi dalle reti togliamo i galleggianti, togliamo gli ami e andiamo a riciclare questa plastica con l'intento di costruire le cassette che vedete in queste immagini, cassette non destinate alla vendita, ma cassette che servono per sensibilizzare l'opinione pubblica, dicendo che dalla plastica abbandonata si può sempre ricavare un oggetto utile. Quindi è importante questo tipo di approccio responsabile a un materiale che ci è assolutamente amico, del quale non possiamo farne assolutamente a meno. I Milani mette a disposizione dei propri dipendenti, della forza commerciale e dei collaboratori, dei propri clienti rivenditori, un'aula corsi. In quest'aula corsi vengono svolti appunto degli incontri per approfondire le nuove tecnologie, i nuovi materiali, piuttosto che nuovi prodotti in fase di realizzazione. È molto importante avere del personale qualificato sul mercato, personale in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti allorché si debbano trovare a realizzare esecuzioni speciali con i nostri prodotti. La materia prima viene conservata all'interno di silos, nei quali riusciamo anche a controllarne l'umidità. Poi, attraverso un sistema di tubazioni in acciaio inox, raggiungono la pressa che ne ha fatto richiesta in modo automatico. Il materiale principe della nostra produzione è sicuramente il polipropilene, anche nella versione per contatto diretto con alimenti. Un ulteriore prodotto che abbiamo nella nostra offerta è l'EcoGreen. L'EcoGreen è un materiale di derivazione di post-consumo domestico, per il quale cerchiamo di sensibilizzare sempre i nostri clienti. Ci sono cassette che per la loro natura, per il loro utilizzo, non necessitano di particolari caratteristiche performanti. Posso immaginare, ad esempio, una cassetta che per molto tempo viva su un ripiano, con dentro dei bulloni e delle viti. Bene, in questo modo il cliente avrebbe la possibilità di risparmiare economicamente e anche di dare effettivamente un aiuto all'ambiente. Abbiamo poi il materiale conduttivo SD, materiale che serve per l'utilizzo in presenza di circuiti stampati, e non ultimo il materiale V0. Qui parliamo di un materiale autoestinguente, un materiale come vedete nel filmato che nel momento in cui la fiamma viene a mancare, il materiale termina la propria combustione per autoestinguersi. Prima di essere utilizzato, il materiale subisce dei controlli nel laboratorio di caratterizzazione. In questo laboratorio andiamo a verificare la fluidità del materiale, fluidità indispensabile quando verrà poi iniettato all'interno degli stampi, piuttosto che la resistenza a trazione per misurarne l'elasticità e, non ultima, anche la resistenza a resilienza. Quindi andiamo a verificare tutti quegli elementi importanti in modo da poter essere certi di fornire al mercato un prodotto certificato e verificato per garantire tutta la propria efficienza. La potenza di fuoco delle Milani nella produzione delle cassette è rappresentata da 18 presse fino al tonnellaggio di 1600 tonnellate. Lavoriamo su 3 turni, 6 giorni alla settimana. Qui in questo filmato potete vedere alcune fasi all'interno dello stabilimento.
L'aspetto della silenziosità è un elemento molto molto richiesto negli impianti di magazzini automatici. Questo vale anche per le linee di trasporti che sono all'esterno dei magazzini, linee di trasporti che possono essere lunghe anche centinaia di metri, sulle quali scorrono altrettante cassette. Quindi una verifica e un controllo della rumorosità è un aspetto estremamente importante per garantire al cliente quella silenziosità e quel comfort operativo ai propri addetti. Per fare questo, noi abbiamo realizzato una rouliera che si adatta alle necessità del cliente in termini di passo dei rulli piuttosto che rivestimento dei rulli dall'acciaio alla gomma, e su di essa noi facciamo scorrere le cassette selezionate per quel specifico impianto del cliente con addirittura il proprio materiale al suo interno. In questo modo siamo in grado di valutare l'impatto acustico che avrà una volta effettuata la realizzazione e fornire al cliente un report specifico. Inoltre utilizziamo questa rouliera anche per sottoporre a fatica e controllare il fondo delle nostre cassette con parecchie decine di chili all'interno. La produzione di cassette e contenitori si suddivide all'interno di due brand, Imilog ed Imicube. Imilog è la divisione che si occupa della produzione di cassette per i magazzini automatici. Parliamo quindi di cassette con un'elevata portata fino a 120 kg e cassette che hanno delle caratteristiche particolari in termini di configurazioni, così ad esempio la possibilità di avere o meno i portadocumenti, di avere i fori per gli sprinkler, di avere i fori per gli sprinkler aderenti alle normative FEMME Global, piuttosto che le pareti con maniglie chiuse e aperte, oppure con i fori per i divisori. Divisori che sono abbinabili tra loro e vanno anche a creare spazi asimmetrici all'interno della stessa cassetta, per essere quindi utilizzati con prodotti di diversa dimensione, oppure dei kit per la produzione. Qui vedete in questo video un esempio di scorrimento di cassette, come abbiamo visto prima, con una silenziosità estremamente importante, quindi livelli di decibel estremamente bassi. Come vedete, le cassette con i fondi particolari riescono a superare tranquillamente anche percorsi obliqui, anche con forte inclinazione, mentre nel video successivo vedete l'utilizzo di robot antropomorfi che depaletizzano appunto le cassette per metterle poi sulla rouliera che andrà poi ad asservire il magazzino automatico vero e proprio. Quindi dicevo, Imilog, una divisione che è specializzata nella produzione di cassette di serie e anche su richiesta per impianti di magazzini automatici, fossero questi mini load piuttosto che mini shutter. Abbiamo poi inserito un nuovo prodotto che va a essere utilizzato per quello che riguarda le linee interne di asservimento del posto di lavoro. Parliamo di Jobox, è un AMR, quindi un robot autonomo nella sua guida, con nuovi criteri di mappatura. Non abbiamo filo a terra, non abbiamo niente incassato nel pavimento, non abbiamo specchi da alcune parti, e questo oggetto, questa apparecchiatura, è in grado di mappare automaticamente lo spazio nel quale deve muoversi ed è anche in grado di riconoscere eventuali ostacoli e trovare percorsi alternativi per raggiungere la meta. Fanno parte del progetto ovviamente anche docking station automatiche per rilasciare e prendere le cassette piene e quelle vuote. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per affrontare eventualmente considerazioni più profonde sull'argomento e anche a fornire preventivi. Il nostro gruppo è presente in diverse parti del mondo, abbiamo sia l'attività di produzione qui in Italia, sia anche in Sud America, così come in Cina, e distributori che coprono parecchie parti del mondo, da tutta l'Europa fino all'Australia, il Giappone, il Medio Oriente e l'America. Venendo ora al programma Imicube, quindi all'altro brand di cui vi parlavo prima,
Qui troviamo un insieme di prodotti che sono trasversali al mercato, quindi prodotti per la logistica, per l'intralogistica, i prodotti invece a risparmio di spazio, gli space saver, poi anche i prodotti per le C-parts, quindi quei componenti che servono per assemblarne di più grandi, così come le cassette dedicate al settore dell'automotive. Fanno parte poi una serie di accessori, da tappeti, carrelli, cover, cassoni, piuttosto che portadocumenti, pallet, così come anche scaffalature dedicate appunto all'utilizzo delle nostre cassette. Parlando di prodotti, vi parlo adesso di Nexit. Nexit è l'ultima nata, va a sostituire il nostro storico programma Athena, programma disegnato oltre 40 anni fa, e quindi necessitava di un restyling sia nella scelta delle configurazioni e anche nel design. Quindi ci siamo avvicinati a un design sicuramente più moderno, più attuale, più anche adatto a interagire con attrezzature automatiche, azzeratore di peso, piuttosto che robot antropomorfi, piuttosto che ruliere. Il programma fondamentalmente consta di tre tipi di fondi: abbiamo il fondo chiuso, il fondo rinforzato e il fondo rinforzato forato, entrambi questi ultimi con 50 kg di portata, e le pareti possono essere cieche, perforate oppure adatte al picking. Qui vedete alcuni modelli di cassa che sono disponibili per tutte le misure che sono generalmente previste per il settore logistico. Un ulteriore prodotto che desidero presentarvi è la cassetta Kronos. Parliamo di una cassetta collassabile, quindi con un risparmio importante di spazio fino al 75% quando questa non viene utilizzata. Partiamo dalla dimensione 400x300x220 di altezza, per poi proseguire con il 600x400, altezza 220, 320 e 420. Per concludere poi con le due dimensioni più lunghe, 800x400x230 e 800x400x420 di altezza. È anche personalizzabile la cassa per piccole quantità per quanto riguarda la parte superiore, quindi la cornice. Qui vedete un esempio con il nostro verde i Milani. Come funziona la chiusura di questa cassa? Si agisce sulle due maniglie presenti sulla parete corta, tirandole verso l'alto, si piegano verso l'interno, quindi le due pareti corte che risultano ormai sbloccate, per poi compattare la parte superiore verso il basso. In questo caso avremo un'altezza di 80 e 100 mm quando chiuse, in funzione dell'altezza aperta, e un ingombro, un passo in altezza, pari a 72 o 92 mm quando sono sovrapposte. In questa immagine vediamo il sistema di chiusura sulla sinistra, quella parte in rosso, e a destra invece vediamo il sigillo dissuasore di apertura. Ovviamente le cassette possono essere completate con il coperchio, è un coperchio a due parti, quindi a coccodrillo, che si incastra nella parte centrale della cassa, e sia il coperchio che le pareti, come dicevo, possono essere chiuse con un sigillo dissuasore di apertura, poiché riporta un codice a barre random. Quindi è un sigillo che viene ovviamente utilizzato in una sola volta, quindi monouso, e dà garanzie che al momento in cui la cassa arriva dal destinatario e i sigilli sono presenti, nessuno ha provato ad aprire la cassa e asportare il proprio contenuto. Il programma Kronos è stato premiato da Cisalfa. Qui vi espongo brevemente questo case history. Cisalfa, conosciamo benissimo questo grosso gruppo per la distribuzione di abbigliamento e attrezzature sportive. Bene, il gruppo che ha circa 2500 tra dipendenti e collaboratori, 140 negozi in Italia e 1.400.000 clienti tesserati, appunto questo gruppo ha sempre utilizzato i cartoni per distribuire i propri magazzini centrali agli 140 negozi per distribuire appunto le proprie merci. È stato fatto un progetto di sostituzione di questi cartoni con le cassette a risparmio di spazio, e
Cisalfa ha pensato di proseguire questo progetto con i Milani, andando appunto a sostituire un consumo annuale di 750.000 cartoni con solo 22.000 unità di carico Kronos, con le misure 600x400 e 800x400, entrambe con altezza 420 mm. Le cassette sono attrezzate anche con un codice Data Matrix e RFID. Qui, come potete vedere nel video, vediamo l'impiego della cassetta per la distribuzione all'interno del punto vendita del materiale. Veniamo ora a una versione particolare della cassetta Delta, cassetta troncoconica particolarmente adatta per la distribuzione, anche questa a risparmio di spazio, poiché quando vuota viene impilata all'interno di quella sottostante. In questo caso, appunto, nella versione dedicata alla distribuzione farmaceutica, la vediamo con un paio di particolarità che sono il portadocumenti sul lato corto e il doppio barcode sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Qui la vediamo con il coperchio separato che viene poi applicato automaticamente, oppure in quest'altra versione con il coperchio incernierato, anch'esso chiudibile automaticamente. Qui vediamo a sinistra nel dettaglio il portadocumenti rivettato e da destra il logo IML di cui vi parlerò successivamente. Veniamo ora al Case History Pharmacentro, azienda che ha premiato la nostra cassetta Pharmadelta. Pharmacentro è un'importante azienda di distribuzione di farmaci che opera su 8 regioni. Effettua 2.000 consegne giornaliere e percorre oltre 40.000 chilometri giornalieri, facendo consegne a 1.400 punti vendita tra i vari soci e dispensari, farmacie e sanitari. Qui vediamo all'interno dello stabilimento di preparazione delle merci. Vediamo le cassette che arrivano sopra un deimpilatore, la prima cassa lascia la pila per poi proseguire e andare verso il sistema automatico di riempimento degli medicinali. Qui vediamo questa struttura classica per la distribuzione per il picking del prodotto farmaceutico di astucci, quindi di dimensioni contenute. Qui in questa fase vediamo invece l'applicazione dell'etichetta tramite un sistema pneumatico di apertura del portadocumenti che vi ho fatto vedere precedentemente. Viene rilasciata l'etichetta, mentre in questa immagine vediamo quando l'etichetta precedente viene tolta per essere sostituita con quella nuova. Una volta che la cassa ha ricevuto l'etichetta, ha ricevuto i medicinali che andranno in consegna, viene chiusa da un sistema automatico di coperchio separato che vi ho fatto vedere nelle immagini precedenti, per poi arrivare all'ultimo stadio che è quello appunto della reggettatura. L'impiego nei magazzini automatici, specialmente nei mini shuttle, di cartoni direttamente provenienti dalla produzione piuttosto che da fornitori, vede sempre più l'esigenza dell'utilizzo di un vassoio. Il vassoio in questo caso deve essere un vassoio che sia in grado di contenere sempre quantomeno un cartone di dimensioni 600x400 più un agio per la sua estrazione e deve dare la possibilità di essere poi utilizzato con sistemi di riconoscimento, quindi con barcode posti su due o addirittura su quattro lati. Qui abbiamo un esempio di un vassoio con una portata di 35 kg, 4 barcode, uno appunto per ogni lato, realizzato in polipropilene di prima scelta. Per raggiungere la portata di 35 kg con una flessione inferiore a 5 mm, come richiesto dagli integratori, è necessario ovviamente l'impiego di rinforzi, rinforzi che vengono utilizzati nella parte interna del vassoio anziché nella parte esterna, in modo da ridurre sia il rumore, quindi l'impatto acustico, che anche l'insudiciamento del fondo della cassa. In quest'altra immagine vedete l'applicazione appunto di una IML, di un barcode IML sui quattro lati, processo che vi spiegherò a breve. Oltre alla versione
Con il solo barcode è anche possibile ottenere barcode più RFID, sempre in IML. Come vedete in questa immagine, il fondo del vassoio presenta una depressione a compensare il pieno carico del vassoio stesso e la parte centrale è rifinita con un grip aumentato. Questo per scorrere meglio sui trasporti a rulli e che sia sui piani inclinati quando si devono raggiungere livelli diversi dei percorsi. Naturalmente la parte interna del vassoio può essere realizzata in una logica di tailor-made, quindi adeguandosi a quelle che sono le esigenze del cliente e dell'integratore. Ad esempio, in questo caso vedete una situazione completamente diversa dell'interno, dove poi le parti rettangolari vengono aperte proprio per consentire agli estrattori di spingere verso l'alto il cartone e quindi essere pinzato per essere trasportato. Fanno parte poi, ad esempio, di questo progetto questi piccoli dadi che vanno a essere inseriti negli alveoli in modo da poter bloccare degli eventuali colli di dimensioni inferiori a quella che è la misura utile del vassoio ed evitare quindi il movimento inopportuno durante le fasi di accelerazione. Vorrei concludere parlandovi del sistema IML, il mold labeling. È un processo che consente di inserire un'etichetta in polipropilene all'interno dello stampo in modo da ottenere una personalizzazione della cassetta in una fase di costampaggio. Questo rende questa personalizzazione, vuoi con il barcode, vuoi con il marchio del cliente, con il logo, estremamente durevole, anche soggetta eventualmente a graffi, senza quindi asportare assolutamente il barcode. Questo risolve anche il problema dei lavaggi delle cassette, perché durante le fasi di lavaggio la temperatura potrebbe in qualche modo eventualmente influire negativamente sull'adesivo dell'etichetta adesiva, che in questo caso, come ripeto, non c'è poiché è costampata. Nel momento in cui la cassa ha un suo codice, quindi è stata battezzata, siamo in grado di fornire anche il file di pesatura, quindi la tara per ogni cassa, cosa che può essere utile in fase di picking per controllare ulteriormente una volta in più se la quantità di materiale che è stato prelevato corrisponde effettivamente a quello che era l'anità dell'ordine del cliente. Considerate che durante le fasi di stampaggio la tolleranza prevista di peso è del 3%, quindi una cassa di 3 kg può pesare più o meno 90 grammi, quindi questi 180 grammi di escursione possono alcune volte essere utili per dare un ulteriore dato appunto al cliente e verificare quello che è il picking effettuato. Detto questo, io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che gli argomenti trattati siano stati di vostro interesse. E per qualunque tipo di informazione, qui avete la mia mail e sarà un piacere rispondere eventualmente ad altre domande oppure essere utili in fase di preventivazione di qualunque tipo di impianto. Grazie ancora e buon proseguimento.